Ciao a tutti, oggi prepariamo delle cipolline borretane in agrodolce. Tante volte mi è capitato di mangiare al ristorante, come contorno per degli arrosti, delle cipolline in agrodolce che io trovo stupende e poi sono molto semplici da fare anche in casa. È una ricetta davvero semplicissima come tutte quelle che piacciono a me. Bisogna trovare delle cipolline borretane che spesso vengono vendute in retine da 500 grammi. Quando le trovate, le acquistate, le pulite bene, chiaramente eliminate le foglie esterne, la parte delle foglie secche, e poi le cucineremo in un modo molto molto semplice con dell'aceto e del miele. Pulite tutte le cipolle, diamo una leggera sciacquata con dell'acqua fredda e andiamo direttamente in padella. In padella con semplicemente olio extravergine di oliva e sale. Considerate che i primi 5-6 minuti li faremo solo così, con olio e sale. Passati appunto i 5-6 minuti che vi dicevo, aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Io sto cucinando 1 chilogrammo di cipolline borretane e metto mezzo bicchiere di aceto perché non mi piacciono particolarmente acetose. Passati altri 5-6 minuti, in modo che ha sfumato un po' l'aceto, aggiungiamo l'ingrediente, quello principe della ricetta di oggi, che è dell'ottimo miele. Io lo prendo da una mia amica, da una mia collega che ha delle famiglie di api e fa il miele in casa. È davvero eccezionale questo che sto usando io, ma ne trovate sicuramente di ottimi. Messo il miele, fatto caramellare bene intorno alle cipolline, aggiungiamo dell'acqua, un paio di bicchieri saranno sufficienti per ricoprire le cipolline, dovranno essere tutte coperte dall'acqua, e poi lasciamo il fuoco dolce sotto acceso per 45-50 minuti. Controllatele durante la cottura di tanto in tanto e poi vedrete che, trascorso il tempo che vi dicevo, appunto 3 quarti d'ora e 50 minuti, avranno assorbito bene tutto il liquido che era in padella e avranno questo aspetto tenero, morbido e succulento. Sono davvero irresistibili. Sono pronte, le possiamo portare in tavola e servire o come contorno o come antipasto. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci!